riparte la stagione televisiva di Teleiride. Da quest'anno saranno due le novità nel ricco palinsesto che riconferma i tanti format di successo che fino ad oggi hanno contribuito ad un significativo aumento di consensi ed audience. Abbiamo scelto un metodo di fare TV, lo portiamo avanti con coerenza, cercando di mantenere forte quello che è per noi due caratteristiche importanti, che sono la libertà editoriale e la responsabilità di raccontare nel modo più deontologicamente corretto possibile quello che è quello che noi apprendiamo e poi abbiamo il compito di diffondere. Tra le novità, Benedetto Ferrara con Grazie Assai, che tra un lampredotto ed una bistecca racconterà le due più grandi passioni dei fiorentini, il cibo e la squadra viola. Con vari personaggi che hanno un vissuto legato alla Fiorentina, o come tifosi o come giocatori, però andando oltre ovviamente la formalità, no? Le dichiarazioni, le frasi fatte, almeno questo è il mio intento, vediamo di riuscirci. L'altra novità, Firenze-Bologna, il viaggio itinerante di Eleonora Cortini nelle trattorie tipiche dell'Appennino tosco-emiliano. E scopriremo quelle che sono le tradizioni più antiche anche di questi paesi. Vediamo poi che differenze soprattutto ci sono tra la cucina fiorentina e quella bolognese. Approfondimenti culturali, sport, cronaca, un mosaico ricchissimo di contenuti che come ogni anno si propongono di raccontare la vita di Firenze e della sua provincia. Allora, ripartiremo alla grande quest'anno con una squadra super dinamica, giovanissima. Io appunto sarò l'ambasciatrice dell'informazione con un TG Flash che andrà appunto in onda tutti i giorni con appunto edizioni sempre aggiornate. E poi ci siamo noi di Rosso Rubino, che ogni giorno alle 14 parliamo di arte, vino e gastronomia, ma anche di tutte quelle eccellenze che rendono la nostra regione tra le più belle d'Italia. Oltre 40 anni di attività, Teleiride ancora oggi si afferma nel panorama di informazione di Firenze e di tutta la Toscana. Un punto di riferimento per l'informazione di tante persone che cercano magari un'informazione più specifica per i loro territori e non solo un'informazione relativa ai fatti politici o di cronaca, ma magari anche ai servizi, a ciò che accade e a dove le persone si possono rivolgere. Quindi un'informazione a 360 gradi.